Ciao Claudio, ciao, come ciao, ciao. Bene, bene, ciao. Benissimo. Che fatica oggi, miseria, terribile. Stanchissimo. Ma infatti. È successo un incrocio tra la foto del Che Guevara sul marmo morto e Giulio Mantegna. Due personaggi di epoche diverse, avevano però, secondo me, uno spirito, un ideale nei confronti dell'umano genere. Simile. Comunque perché avevano uno spirito socialista, ma nel senso del sociale, nei confronti dell'umano, nei confronti di una parità, di un'uguaglianza pura e vera, un ideale che poi a mio avviso, soprattutto quello di Gesù, è stato stravolto nei secoli e trasformato proprio uso e consumo, come hanno voluto i potenti, come ha voluto fare la Chiesa in questi secoli. Infatti il suo messaggio poi viene deformato anche dopo 70 anni, dopo 100 anni viene riscritto da altre persone, 200 anni dopo, perché non può essere possibile che riprendere lo stesso messaggio iniziale. Gesù è storicamente non trovato di Se fosse esistito aveva un messaggio che comunque è stato trasformato in realtà. Allora da questo io poi ho fatto anche la Gran Buffa, cioè, la Gran Buffa per fare, cioè quella là dove sto sviluppando un po', anzi ho ripreso il disegno, lo faccio io 30 anni fa. Questi sono interventi che faccio, forse avete sentito, sulla carta fotografica, quindi invece disegno una passione, la matita. Ma se poi quando non ho fatto le foto, quando le ritrovi rimangono sulle. Queste famosissime, quelle lì. Famose. No, sì, però come effetto, sì. Come foto, le ritrovi volta, vecchie. Sì, sì, sì. Questo è il suo libro di Berger, c'era questa foto qua di questi tre. Di Sanders. Sì, c'era bellissima su John Berger che descrive tutta questa foto di questi tre giovani che sono dei contadini che in realtà vestiti da bellissima, sì. Sulla camera chiara di Ronald Bass. Sì. Scusate, qui sono. Su pellicola lavori queste cose? No, cioè, su carta fotografica? Carta fotografica, lavoro poi direttamente con gli acidi sulla carta, poi faccio la scansione e la ingrandisco. Quindi da delle icone famose. Sì, le disegni e poi le lavori con il con sviluppo e fissaggio, sì. Come se fosse un. Certo. Sì, col pennello ovviamente. Sì, esatto, poi col fissaggio c'è un po' questa particolarità che devi fermarlo. Già. Poi quando mi piace. Tu quindi hai giusto lo fissi, però quindi quando lo disegni prima ti fai una traccia a matita. Faccio una traccia leggera a matita e poi dopo comincio a disegnare. Perché poi quando lo colori, poi giustamente devi averla fissata prima di esporla alla luce, se no il bianco non ce l'avresti. Sì, quindi è tutto un lavoro di. Sono tutti gli esperimenti che ho fatto per anni, sì. Per poi arrivare a. Devi conoscere molto bene la tecnica della stampa, sì. E ovviamente, certo, chiaro, perché sennò non riusciresti a fare queste cose qua. Certo. Sì, mi piace molto riusciare. Tu le mondi di Saprebo. Sì. Sì, geniale. Lei è l'artista di Marseille che ha fatto le chat, i disegni, le dessin, le foto, che vous avez vu. Je mostrerai à l'heure le ton dessin. Oui, je vais l'accrocher. Oui, et vous pouvez trouver la. Potete trovare nell'altra camera, ma adesso comincerà ad attaccarli qua sulla parete. Ma dei disegni che ha fatto adesso? Ha fatto da stamattina, sì, work in progress.